Questo cumulo di pietre prende il nome di Omino ed è fatto dagli escursionisti per segnalare meglio un sentiero, un percorso. A volte vengono incastrate anche delle pietre nelle forcelle degli alberi, in modo che si capisca che non può essere un fenomeno naturale, che è frutto del passaggio di un escursionista. E come vedete, lungo il sentiero le rocce sono sporche di argilla. Un altro bellissimo esempio di campo solcato, chiamato anche Karren dal tedesco o campo carreggiato. Vediamo se rispetta la nostra definizione di campo solcato. Creste di roccia separate da crepacci ricolme di argilla, ma lì sotto chi ci va a vedere? Come potete vedere ci sono le scannellature fatte dall'acqua piovana. Tipico paesaggio carsico epigeo. Spesso in questi crepacci si nascondono voragini, inghiottitoi. Guardate che carino. Questo crepaccio è stato addomesticato con pietre e tronchi. Siamo arrivati a Cuile Sosmoios. L'ovile è fatto da due zone, la zona padronale, il cuile vero e proprio, la pinnetta, e poi l'area destinata al bestiame. Come si chiama il recinto per il bestiame? Mandra. Ed ecco la samandra. Come vedete è una recinzione fatta di tronchi di ginepro. Il ginepro è il legno che resiste di più agli agenti atmosferici. Qui venivano chiuse le capre e i capretti. Questo è uno dei recinti destinati al bestiame. Samandra, come veniva chiamata in dialetto. Qui venivano rinchiusi per la notte o quando le mamme, le capre erano al pascolo, venivano chiusi i capretti. Ce ne sono due di mandre, ce n'è una anche qui, e là c'è Cuile Sosmoios. Io mi ricordo quando lo hanno ricostruito, però ricordo che l'edificio originale era a sezione quadrata. Questo è Cuile Sosmoios, è un edificio di forma circolare con un muro a secco su cui poggia il tetto in tronchi di ginepro di forma conica. L'impermeabilità è garantita dall'enorme volume di legna utilizzato che permette lo scorrimento lungo i tronchi dell'acqua. Allora, parlaci della struttura e della funzione dei cuili. Allora, ti spiegavo che per esempio una samandra, che era diciamo dove venivano rinchiuse le capre, all'interno di samandra ci sono anche questi che vengono chiamati sosedilese, che sono delle recinti ancora più piccoli ricavati all'interno del recinto stesso, che venivano utilizzati per rinchiudere i capretti e separarli quindi dalla madre in modo che non continuassero a poppare quindi il latte, mentre magari erano al pascolo, per dire, no penso durante le ore notturne. Anche durante il giorno, se il pastore voleva che i capretti non poppassero dalla madre, gli metteva sukamu, questa sorta di un bastoncino di legno nella bocca che gli impediva di succhiare, ed era anche un modo per invogliare il capretto a svezzarsi, quindi a brucare. Okay. Faccio un video all'importante.
Simone, dov'è che stiamo andando adesso? Oviles, quiles astraes. Possiamo andare, dai. Prova di cinghialotto, prova di sguazzo. Super sguazzo di cinghiale. Allora, quella punta là cos'è? Aspetta. Punta solita dovrebbe essere, no? Quella lì è cosa? Sapruna. Sapruna. Qui abbiamo il Corrasi, cos'è? Sì, Corrasi. Sosnidos. No, Corrasi, Corrasi. Quella è punta quelle, Corrasi. Quelle è Sosnidos, tutte frastagliate. Quella lì è Corrasi. Quella è Sosnidos. Quella lì è Sosnidos. Sì. Quella a fianco è Cusidore. E invece quel pianoro là, che quella Poli ha un nome, cos'è? Sovana. Sovana. A destra abbiamo di Cusidore, poi Monte Uddè. Monte Uddè, quello lì? Sì. E tra noi e Monte Uddè c'è la piena di Lanaitu. Per essere chiaro. Perché purtroppo le carte che uso io sono dei file ritagliati e la cornice con i gradi... l'ho persa, capito? Non ce l'ho. Quindi devo per forza usare UTM. Ma tanto il cervello lavora in chilometri, non lavora in gradi per secondi. Aspetta, sono molto diverso. Com'è che si chiamano questi alberi usati come attaccapanni? Come sta prendendo bene perché mi vogliono veramente. Super Jack. Ci troviamo a Quiles Astraes. Bellissimo, c'è questo profumo di affumicato che ci inebria. Tutto qui? Sì, anche questo è stato restaurato dopo il 2000. Molto bello. Tronchi di ginepro spettacolari. Come funziona? Come funziona la dispersione del fumo in un ovile? Il fumo sale verticale dal focolare fino all'altezza del muro a secco, dopodiché si disperde, passa tra le assi del tetto e esce fuori. Ah, come mai durante la pioggia dentro la pinnetta non entra acqua? Funziona sostanzialmente come una tenda, cioè dentro la pinnetta non c'è impermeabilizzazione nel tetto, però l'acqua non entra perché cola lungo i pali che costituiscono il tetto. Dagli un giro di chiave. No, Sacurtigia no, a sinistra. Non è lì Sacurtigia. Sacurtigia è più a sinistra. No, non si vede, è dietro. È più a sinistra, è qui dietro. Mi sa che se ne vede un pezzo. Se ne vede un pezzettino. L'ingresso si vede forse, no?
Può essere, lo sai che sia quello, che non sia dalla parte. Quello è Monte Tiscali, quello che c'è davanti. Questo è Monte Tiscali. Sì. Però Sacurtigi è qui dietro, non è qui, capito? Sì, è dietro. Inquadriamo qualche punto di riferimento. No. Qui si vede la parte più settentrionale di Monte Tiscali, Sacurtigi è qui dietro, non riusciamo a vederla. Là vediamo Bade Pentumas, un canyon, una forra dove c'è una bellissima e spettacolare via ferrata. E poi là continuiamo a vedere Sovana, Sosnidos, Cusidore e quella tutta frastagliata, Corrasi. No, ma è più d'estate, Trisi. Poi non ho trovato quel cranio. No. Oh no. Che grotta è questa? Colimbesse. Allora, descrivici la grotta e le sue formazioni. Ci troviamo dentro una cavità carsica che ha una forma particolare perché è molto lunga, molto stretta. E praticamente tutto lo sviluppo della grotta è su un unico piano. Chiaramente questa grotta si è formata lungo una faglia. Su questa faglia l'acqua spiovana scorreva, ha ingrandito la cavità, l'ha ampliata, erodendo le pareti, e allo stesso tempo ha depositato concrezioni come queste colate di calcite. Gli speleotemi, le concrezioni, prendono nomi vari, cavolfiori, canne d'organo, vele, a seconda di quello che ricordano, ok? Quindi questa è una grotta impostata su una struttura, su una faglia, una frattura della roccia con spostamento dei due blocchi. Dove arriva la luce si possono formare localmente delle macchie verdi che altro non sono che alghe unicellulari, possono essere addirittura cianobatteri. I cianobatteri chiaramente liberando, assorbendo anidride carbonica in qualche modo facilitano la concrezione, ok? Attiva quando ci scorre l'acqua dentro. Inattiva è quando smette di scorrere e si formano le concrezioni, quindi questa in realtà dovrebbe essere inattiva, e invece fossile è quando le concrezioni l'hanno riempita tutta e quindi non c'è più la grotta praticamente. Partiamo perché Simone vuole finire il percorso, mancano ancora 4 chilometri, ops! Mi è caduto uno stellicidio in testa. Allora, Punta Doronè, Sacurtigia de Tiscali, che è quella voragine là. Vediamo se riesco a ingrandirla. Questa qui è Sacurtigia de Tiscali. Ma Pedro Ungiano usciva poi da Doronè, avevamo fatto le calate. Bade Pentumas, Sovana, Cusidore, Sosnidos, Corrasi. Qui abbiamo la Valle di Lanaittu. La Valle di Lanaittu è una struttura tettonica, non è una valle fluviale, è una sinclinale. Noi abbiamo strati verticali che nel fondo della Valle di Lanaittu si orizzontalizzano e qui su risalgono. Una sinclinale è una piega in cui al nucleo abbiamo i terreni più giovani. Invece l'anticlinale è una piega
con al nucleo i terreni più vecchi. No, mi sa che è troppo verde per essere l'argilo di denaro. Vabbè, lucertoline, belline comunque. No, troppo verde per essere l'argilo di denaro. Allora, escursione finita. Purtroppo mi ha abbandonato la telecamera, la batteria si è scaricata. Salutiamo gli amici Simone De Sena. Ciao amico. Jack. Ciao naufraghi. Ciao naufraghi. Melina.